con la comunità di Birilli e Piastre, associazione birillistica di Marmirolo Mantova. Buongiorno a tutti, ringrazio di questa convocazione che non mi aspettavo per niente, dato che il mio presidente me l'ha data buca, oltretutto. Comunque sto parlando del gioco dei birilli, che perlomeno da quello che conosco gioco solo sul mantovano e in un'altra forma nel trevigiano. Diciamo che il gioco dei birilli, che sarebbe poi quello lì, purtroppo mi hanno preso di spalle, sono molto più bello davanti. Ci stai anche davanti. Sì, e ho preso proprio giusto quello che contava in quel tiro lì. Fa niente, perché è a parabola. Ma la lascia stare, cosa vuoi guardare quelle cose lì? Comunque, diciamo così, il gioco dei birilli, una volta c'erano molte società, c'erano una quindicina di società nell'ambito della provincia di Mantova, adesso siamo solo in due perché le hanno assorbite le altre e praticamente quelli più giovani, no, non sono io, che ne ho un anno in meno, siamo oltre 70, tanto per dire. Comunque è in fase di decadimento, a provare a avvicinare, ci eravamo preparati un po' un paio d'anni fa, che eravamo in una frazione, c'erano della gente che veniva a giocare con la moglie e praticamente si avvicinavano dopo per dei disguidi caratteriali, diciamo così, si sono allontanati. Speriamo che il nuovo presidente si avvicinino ancora, così di poter riprovare a fare queste garette più vicino, va bene, a fare queste gare così, che in modo che sia come tra famiglia, ecco, perché dopo la gara si mangiava qualcosa, faceva una partitina a carte e poi si andava a letto e basta. Ho visto che mi guardavo con due occhi, no, lo zabaglione solo al mattino. Comunque il gioco di birilli, adesso che siamo rimasti in pochi, comunque anche quest'anno faremo il campionato assieme a un'altra società, siamo uniti, perché altrimenti eravamo veramente in pochi, e si tira da circa 14 metri di distanza, perché ho detto circa, perché con gli anni siamo andati un po' avanti, 13 e mezzo, 13. Non ci arriviamo più, perché la piastra è mezzo chilo, che non sembra. E dopo tirare di precisione, se tu sforzi il tiro, non ne prendi neanche uno, fai solo brutta figura. Dicevo che tra le tante società che c'erano, non ce ne sono più. A Marmirolo ce n'erano due, ai primordi, parlo di 40 anni fa, 50, ma una volta Marmirolo era, come dire, era molto rinomato per che ogni bar che c'era... No, il mascara e fa altre robe, la vendi anche alla droga. Ogni bar c'era una... Ogni bar c'era un paio di giochi, così tutti si potevano gareggiare tra loro, giocare una bottiglia, tanto per dire. Lì invece adesso ormai siamo gli sgoccioli. Proprio la gioventù, altri lidi. Come dicevamo, forse hai anche ragione da un'altra parte. Io non mi ricordo più quella cosa lì, ma va bene. Fanno bene così forse. Comunque adesso, come dicevo, noi abbiamo quel tipo di gioco lì, che sono quattro birilli a distanza l'uno dall'altro di 28 centimetri, a 14 metri di distanza ancora il nostro, e tiriamo quella piastra lì. È ovvio che c'è il punteggio 1, 4, 2, 3, è ovvio che tutti tiriamo prima di tutto il 4, se ci rimane qualche piastra tiriamo il 3, no, perché buttarli giù tutti è un colpo. Troppa bravura, diciamo così, che qualche volta succede, ecco. E adesso diciamo così che a fine campionato, alla somma dei punteggi che prendi, perché i premi sono miseri, diciamo così, è solo la soddisfazione di essere arrivato primo, ti danno una coppetta, però sei campione provinciale. Io 7-8 anni fa ho fatto in tempo a farcela. Dopo, perché si vede che hanno scarsi gli altri. Adesso i campioni veramente, che il campione veramente era il mio presidente, che lui ne ha vinti diverse volte, quest'anno è rimasto lì con noi e lì ci giochiamo tra noi. Gli altri
sono le prime armi, quelli lì che si avvicinano adesso, tu tiri occhi chiusi, fai più di lui. Parlando invece, perché facciamo anche delle gare interregionali con quelli di Treviso, noi quelli di Treviso c'hanno 5 birilli davanti e 4 dietro, l'ultimo in fondo è di color rosso, che vuol dire che se lo prendi da solo vale 8 punti da solo. Ce n'è un altro verde subito prima che ne vale 6, gli altri varrebbero un punto solo, è solo che se riesci a buttarne giù 3, diciamo così, valgono 2 punti. Quelli bravi riescono a buttarli giù tutti. Anche lì ce l'ho fatta, essere campione interregionale. Io e un altro socio bravissimo oltretutto, gli ha fatto tutti lui i punti. Comunque, a parte gli scherzi, diciamo così, è un gioco un po' più fortunoso quello di là, quello sul Trevisano, perché prendi davanti, brum, ne vanno giù 5 in un colpo. Perdi, diciamo così, il punteggio forte di quello rosso, se va giù assieme a quello verde sono 2 punti. Ecco, allora se tu vai da quelle parti là vedi che fanno delle parabole strane di giri, se loro lo giocano là. Ma certo che c'è un'associazione da quelle parti là bestiale, là ti trovi 100 persone per gara così in 2-2-4 e ogni osteria, ogni bar, osteria mia non ci sono più, bar diciamo così di un certo... Sì, beh, Veneto. Ma io so solo che abbiamo fatto un gemellaggio una volta, Marmirolo ha fatto un gemellaggio con Massa Lombarda, perché nell'epoca dei Gonzaga erano partite 200 famiglie da Marmirolo, erano andate da quelle parti là e là abbiamo perso tutto, hanno vinto tutto loro, però alla fin fine volevano metterci da una parte, no, abbiamo vinto anche noi. Quel bar là è rimasto senza vino. Niente, comunque, stringendo un po', dato anche siamo andati un po' avanti prima coi tempi, diciamo che il gioco dei birilli si sta un po' afflosciando, diciamo che la gioventù non si avvicina, e è inutile, cerchiamo adesso apposta, speravo di vedere quel signore là in fondo che è vicepresidente, se riesce a avvicinare quelle famiglie come c'erano qualche anno fa, speriamo di andare meglio, ecco, diciamo così, di poter continuare questa tradizione che Marmirolo io l'ho conosciuto che avevo già 30 anni, perciò e vedevo che giocavo, non mi interessava niente, ma una volta c'erano anche i piumetti, non so, quei piumini, ma le freccette, ma non così, si tiravano a distanza di 12-13 metri anche a loro. Era interessante, ma c'erano di quelli che le piantavano uno dietro l'altro addirittura, bravissimi. Niente, comunque vi ringrazio, ho esposto quel poco che avevo da dire, che era scritta, ma conta niente, doveva dirlo lui le cose, no, però è andato in ferie. Intanto diamo la parola anche a lei e poi volevo anche che raccontasse una cosa che ci era sembrata interessante, che avete adottato anche il gioco del Trevisano per facilitare i giovani, proprio per questa preoccupazione di trasmissione che vi siete... Poi oltretutto diciamo così che a Treviso è ancora molto più sentita nel Trevisano, diciamo così, che da noi, qui un po' si sta afflosciando, come dicevo, di 10-15 società che c'erano ci sono rimaste 2 e un Tristan Peger e Mal Secure. Comunque diciamo così che adesso proviamo a unirci in una società unica per poter fare un campionato di almeno una trentina di persone, ecco, diciamo così. Adesso vi ringrazio tutti, scusate, passo la parola al mio amico qua. Una precisazione per quanto riguarda il gioco dei birilli, nel Mantovano giochiamo alla Mantovana e sono regole che valgono per la provincia. Quando invece si gioca a livello interregionale si usa l'altro sistema, quello alla Trevigiana. Un'altra cosa, essere qui oggi è veramente bello, perché secondo me ci sono delle persone particolari qui.
a iniziare dagli organizzatori, ai partecipanti, siete speciali tutti, veramente. Io vorrei proporre una cosa. Su internet ho letto una poesia sul giornalino della Fabi che parla del gioco dei birilli. No, no. È la federazione che raccoglie le varie società delle birillistiche. Non ve la sto a leggere perché è lunga, una pagina intera. Vorrei solo leggere le ultime due righe. Avete visto come i birilli san tenere gli anziani arzilli? Mi sembra interessante. Poi vorrei proporre ad ogni associazione presente di gareggiare con delle poesie. Ogni organizzazione potrebbe scrivere una propria... Alzato la mano? Potrebbe scrivere una poesia e poi a fine anno prenderla in considerazione assieme alle altre. Mi sembra interessante quello che ha proposto quel signore, mi pare, o lei, di organizzare degli incontri in occasione delle sagre tra le varie organizzazioni. Mi sembrerebbe molto interessante. Detto questo, basta. Volevo essere sicuro della data per non dimenticare, e dopo se mi dà il numero di telefono per poter scambiare il discorso delle sagre, la quarta domenica di ottobre, di agosto, parla in quattro, non mi è capito. I vari riferimenti delle organizzazioni. Sì, cioè, certo, tutta la lista. Dopo, per favore. Sì, venga, allora ci mettiamo d'accordo qui con i dirigenti. No, diciamo che uno degli obiettivi è proprio quello di far conoscere fra loro le associazioni, e nel caso del Mantovano c'è un po' questa sofferenza di questo gioco che sta perdendo, diciamo, e quindi anche la necessità di salvaguardarlo, di inventando anche cose nuove per poter rivitalizzare il gioco, e quindi questo momento è un momento importante da questo punto di vista. Vorrei dare la parola a Paolo, perché quest'anno al Toccati 2018 abbiamo avuto una fortissima presenza della birillistica francese, della Francia del Sud, per dare un po' questa dimensione cosmica, diciamo così, di questo gioco, che in realtà è un gioco appunto molto molto praticato e antico ed importante. Sì, no, volevo prima fare una domanda. Il motivo per cui il punteggio viene fatto in questa maniera, 1, 4, 2, 3, c'è un motivo particolare? Sì, ma c'è un motivo particolare per cui non è 1, 2, 3, 4? Quelli vicini al punteggio massimo, oggi è ovvio che non potevi metterne due, era più facile a fare i punti. Se mettevi il 3 vicino al 4, allora hanno fatto in modo che se sei bravo butti giù prima il 4, poi il 3, poi il 2, poi l'1. Capisce? No, ma infatti ho pensato anch'io questo, ma perché l'1 comincia per l'1? Allora, seguendo questo ragionamento potrebbe essere 4-1-2-3. Bene, no, va bene, grazie. No, la Trevisana giocano con 10 piastre, tiro due volte. Noi giochiamo con 4 piastre e le tiriamo 4 volte. E la spara? Beh, insomma, ci adattiamo alla sera al massaggio. No, come la moglie non ce la mando con noi, c'ha ragione. E allora, no, come diceva Valentina, il gioco di birilli è uno dei più diffusi in Europa, e non solamente in Europa, ovviamente con metodi, numeri, dimensioni, metodi di abbattimento completamente diversi, che c'è chi usa, vengono usate le piastre in ferro o in altro metallo, vengono usate bocce di legno, vengono usati cilindri di legno, vengono usati anche il sistema di abbattimento è tra i più vari, e sono attività molto 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 diffuse
in Francia, molto diffusa in Spagna, molto diffusa nel nord della Germania. Sì. Noi quando parliamo di birilli tutti pensiamo al bowling, perché ormai è diventato internazionale quella tipologia di gioco, ma ci sono un'infinità di varietà e un'infinità di regole, ovviamente. Una delle regole più interessanti che abbiamo visto quest'anno al festival, provenire dalla Nouvelle Aquitaine del sud della Francia, sono 6 birilli, vengono abbattuti con 3 cilindri di legno e non devono essere abbattuti tutti, cioè il punteggio si ha solamente se si abbattono 5 dei 6 birilli, quindi l'abbattimento del sesto birillo inficia tutto quanto il punteggio. Questo vuol dire che c'è una tecnica particolare, non è solamente un lancio di forza, ma il lancio deve essere diretto seguendo una determinata cadenza. Quindi anche in questo caso, anche nelle attività, nelle pratiche che consideriamo maggiormente dispendiose, vediamo che la tecnica ha sempre ragione sulla forza. Anche per quanto riguarda la bissa, abbiamo sentito prima, la tecnica è fondamentale, è ovvio che poi si aggiunge anche la forza fisica, ma se non c'è la tecnica non si fa. Quello per chi gioca e che in questo mondo si dà per scontato, a parte i giocatori di morra, cioè si dà per scontato, insomma, per il resto. Per continuare anche, è interessante la famiglia dei birilli, proprio anche rispetto alla presenza delle donne. Noi abbiamo avuto esperienza fin dagli inizi della nostra avventura conoscendo le giocatrici di birilli spagnole, aragonesi, che abbiamo messo in contatto ancora, ripeto, più di 10 anni fa, forse anche 15, con giocatrici langarole, quindi delle langhe che giocano le biglie. E anche questa, quindi la presenza femminile all'interno del mondo dei giochi e sport tradizionali è una presenza costante, continua. Nel caso dei birilli abbiamo visto che, soprattutto per la dimensione spagnola, che ha una diffusione molto molto forte dal nord al sud della Spagna, sono migliaia e migliaia i giocatori di birilli, e per quanto riguarda le donne avevano una tradizione addirittura di rivendicazione di genere, cioè proprio chiudevano una strada, alcune tipologie di birilli chiudevano la strada, gli uomini non potevano partecipare, era il loro momento di spazio autonomo, anche farigliano in parte, e stiamo parlando comunque anche di testimonianze scritte che risalgono a 300 anni fa, anche, forse anche di più. Quindi il gioco ha sempre porta in sé una sfaccettatura e una carica sociale, direi, molto molto interessante.